Benvenuti sul mio canale. Facciamo questo video in italiano perché lo facciamo in italiano? Perché c'è un ospite che parla solo italiano e quindi ve lo presento. Luca, eccolo qua, vieni qua Luca. Tu ti chiami? Luca. Ecco, Luca mio figlio, che oggi ci parlerà di un evento straordinario, perché voi sapete che gli Iron Maiden hanno annunciato il nuovo tour del 2023, che si chiama che faranno Sovereign Time e Senjutsu. No, tu hai già anticipato tutto. Allora, come si chiamerà il tour? Si chiama The Future Past. Future Past. Come si chiamerà il tour? The Future Past. Prima di tutto iscrivetevi al canale se non l'avete mai fatto, vero Luca? Certo. E poi devono cliccare sulla campanella per ricevere tutte le nuove notifiche. Bravo. E poi like se vi piace questo video. E dovreste farlo perché stiamo parlando del nuovo tour. Bravo, hai ragione. Il tour si chiamerà The Future Past e sarà incentrato su due album. Senjutsu e Sovereign Time. Ripeti un po' meglio, in inglese più decente. Senjutsu, che è giapponese. Senjutsu, che è giapponese. E Sovereign Time, che viene dal tempo. Che viene dal futuro. Dal futuro, dal tempo, quello che è. The Future Past. Perché questo album qua, che è Somewhere in Time, 1986. Urche se vecchio, sì. 1986, Somewhere in Time. Parla del futuro, Somewhere in Time, ok? Mentre Senjutsu parla del Giappone, del passato, delle battaglie passate. Non posso ricordarmi tutta delle battaglie giapponesi, non ne posso ricordarmi tutta sta roba. In realtà non parla delle battaglie giapponesi, c'è una canzone di un samurai, ma è incentrato sul passato, ok? Quindi The Future Past, ok? La cosa importante è che il tour sarà incentrato sulle canzoni di Somewhere in Time, album eccezionale, eseguito pochissimo dal vivo, tranne nel tour di Somewhere in Time del 1986, che non sono andato ma perché ero troppo piccolo. Impegnato. No, ero troppo piccolo, poi impegnato, ero troppo piccolo, non ci potevo andare. Il mio primo tour degli Iron Maiden è stato nell'88 ed era il tour di Seven Son of a Seven Son. Scappato via. Ok. Seven Son è stato il mio primo tour, quindi mi sono perso questo tour e quindi non vedo l'ora di andarlo a vedere. Anche Luca non vede l'ora di andarlo a vedere, giusto? Ah, sì. Ed è un disco. Allora, parliamo prima di Somewhere in Time. Le canzoni migliori di quest'album sono Somewhere in Time, cioè il pezzo più importante dell'album. Somewhere in Time, il primo pezzo, l'apertura di questo album. Il pezzo più importante dell'album. Poi ci abbiamo Wasted Years. Wasted Years, sto aprendo l'album. Luca non ha mai visto come si apre un album. Fantastico ragazzi, questo qui è un album eccezionale, eccezionale. Che cavolo sono? Vediamo anche com'era fatto dentro il 33 giri, ragazzi. Guardate che roba, quando girava sta roba era una cosa eccezionale. Guarda. Peccato che non ho più un giradischi, se no ve lo facevo vedere. Ma funziona ancora? Questo l'avrò ascoltato un miliardo di volte come minimo. Ma funziona ancora? Quando ero più o meno un po' più grande di te, Luca. Ma funziona ancora? Funziona ancora, certo che funziona ancora. 1986 quest'album qua, questo è originale, release originale del 1986. Copertina bellissima. Ecco, bravo Luca, bravo. Parliamo della copertina di questo album, ragazzi. Fantastico. Penso che sia la copertina più bella degli Iron Maiden, guardate qua che roba. In realtà è The Number of the Beast, però qualcosa no, è. No, questa è la più spettacolare, guardate dietro che roba c'era. C'è la piramide di Power Slip, il secondo album più bello dopo The Number of the Beast. Guardate e i dettagli di questo disegno, è una cosa eccezionale. Già, una cosa fantastica. Nella prima immagine vediamo Eddie, cioè il personaggio che hanno creato gli Iron Maiden, con una pistola. Questo è un Eddie del futuro, sì, giusto? E sembra che abbia appena sparato qualcuno. In questo album, se non l'avete mai notato, c'è la navicella di Eddie, cioè quella che serve per viaggiare nel tempo e anche nello spazio. Molto interessante. Poi però ci sarà anche Senjutsu, prendi Senjutsu, dov'è Senjutsu? E ce l'abbiamo in formato virtuale. Dov'è il tuo telefono? Dov'è il mio telefono?
Dove è il mio telefono? È sparito. Certo. Comunque questo è Senyutsu, ok? Il Senyutsu, ultimo album degli Iron Maiden. Abbastanza album... bello. No, direi un album eccezionale in cui c'è Steve Harris che torna alla grande. Quindi Senyutsu, album eccezionale. Quali sono i pezzi che ti piacciono di più di Senyutsu? Senjutsu, cioè la canzone più il pezzo più importante dell'album. Mm-hmm. Stratego, neanche quello è male. Stratego. Poi? O Stratego, non so. Poi? Poi abbiamo The Writing on the Wall. The Writing on the Wall. Molto bella, molto bella. Poi abbiamo anche The Time Machine. The Time Machine, concordo. Poi? E poi abbiamo anche Elmo, come si pronuncia? Hell on Earth. Hell on Earth. Abbiamo. Hell on Earth. Questi sono i pezzi più belli di quest'album per me. Quindi vediamo un po' cosa mettere, cosa. Allora, abbiamo detto che loro nel tour faranno un po' di pezzi di Somewhere in Time e un po' di pezzi di Senyutsu. Se non lo sapete, tu quale vorresti? Vediamo. Allora, facciamo un po' una set list ideale di Luca. Vai con la set list ideale di Luca. Quindi, quale metteresti tu? Allora, di Somewhere in Time io metterei Come Somewhere in Time. Sì, cioè il pezzo più importante dell'album. Poi abbiamo anche Wasted Years. Wasted Years, come non far mancare Wasted Years in un concerto degli Iron Maiden. Sì, poi abbiamo Heaven Can Wait, molto bello. Heaven Can Wait. Quindi tu inizieresti con, abbiamo detto? Code Somewhere in Time. Questa facciamo l'apertura con Code Somewhere in Time. Già, uno dei pezzi più belli dell'album. Vuol dire che come introduzione ci siamo. Anche perché questo pezzo qua l'hanno fatto solo nel tour di Somewhere in Time, poi non l'hanno più fatto. Che perché? Quindi lo dobbiamo vedere, giusto? Assolutamente. Assolutamente. Poi cosa metteresti più di questo album? Io metterei anche Wasted Years. Wasted Years, beh, vabbè, Wasted Years è uno dei pezzi immancabili degli Iron Maiden. E poi questa melodia fantastica. Questo riff, dopo lo facciamo riff, lo facciamo vedere. Veloce come Thunderstruck degli SDC. Sì. Dopo lo facciamo vedere come si fa, va bene? Sì. Ok. Poi cosa metteresti più di quest'anno? Io metterei anche Heaven Can Wait, che per un po' gli Iron Maiden hanno seguito anche nel tour di Seven Song che ho sentito io. Quindi questa la facciamo. Sì. Questo soprattutto quando fa. Certo, quella parte è anche molto bella. Si canta tutto il pubblico dietro, giusto? Sì. E poi? Poi l'ultima canzone che io vorrei che mi facessero è Alexander the Great, ecco, l'ultima canzone dell'album. Facciamo qua un capitolo a parte per Alexander the Great. Tutti vogliono Alexander the Great. Una canzone fantastica, Alessandro il Grande. Iron Maiden, se ci ascoltate, dovete fare Alexander the Great. Tutte le altre. La vuole fare, si deve convincere Steve Harris, convinciti, devi fare Alexander the Great, giusto? Assolutamente, se volete. Noi veniamo al concerto solo se c'è Alexander the Great, se non c'è, non ci abbiamo, giusto? Sì. Basta, quindi, this Rain Time, dovete fare Council in Time, Wasted Years, Heaven and Wait, Alexander the Great e se volete anche il resto dell'album. Ok, quindi abbiamo deciso che noi vogliamo questi pezzi qua. Vediamo se io sono d'accordo con Luca. Direi di sì. Eh no, bisogna anche fare Stranger in a Strange Land, secondo me. Guarda, questa la devono fare per forza. Non sei d'accordo tu su questo? Io dico che questa la devono fare. Ci ha messo subito un like, attenzione. Ma aspetta, se non lo sai, questa melodia è la stessa melodia in cui c'è quel video in cui dice che c'è il culo che questo pezzo qua è un pezzo eccezionale, non si può non fare. Quindi anche questo, ragazzi, se non c'è noi non veniamo, ok? Io ci metterei anche Deja Vu, ma a Luca non piace questo, è eccezionale questo pezzo, non dico che non l'hanno mai fatto dal vivo neanche durante il tour, quindi lo devono fare, forse perché hanno un nome stupido. Poi ti spiego cosa vuol dire Deja Vu, che è una cosa che credi di aver già visto. Bravo. Credi, o forse hai già visto in un'altra dimensione, un'altra vita. Sì, Somewhere in Time. Vabbè, questo, ecco, è questo Somewhere in Time, giusto? Sì.
Ma adesso andiamo sull'album di Senjutsu. Vai, te lo faccio cercare. Intanto vi faccio sentire un po' questa canzone. Adesso iniziamo adesso con Senjutsu, l'ultimo album degli Iron Maiden. Cosa gli facciamo ascoltare il Senjutsu? Cosa suggerisci tu agli Iron Maiden? Beh, io direi di mettere Senjutsu, cioè quella che ho appena messo. Poi io metterei anche Stratego, molto carina. Poi anche The Retina di Wall, eccezionale, quindi dovresti fare anche queste. E poi, se posso aggiungere, nei concerti live non dovete fare soltanto queste tre, dovete fare tutto l'album. Poi io direi di me che dovete fare anche dei Time Machine, che sarei molto curiosa di vedere come sì, te la fate. Sì, Time Machine, vediamo, che se non la conoscono, io direi che è uno dei pezzi più belli di tutto l'album, per cui dovete farla, mi raccomando. Non soltanto quelle tre. No, ci hai rovinato il video. Quindi stavamo dicendo di Time Machine. Time Machine, abbiamo detto che è una di quelle canzoni che veramente devono assolutamente eseguire. Vai. Non soltanto quelle tre canzoni. Quindi Time Machine la facciamo cantare, giusto? Assolutamente. Se ci state ascoltando Iron Maiden, dovete farla di sicuro, per favore. Bravo. Poi? Poi? Ci metteresti più? Io ci metterei anche Hell to Hell. Hell on Earth, assolutamente uno dei pezzi più belli dell'album. Ok, quindi questa la devono fare, giusto? Anche se è un po' lunga. Già, ma esattamente lunga 11 minuti e 19. Però, ragazzi, non dovete fare canzoni così tanto lunghe. Non fa niente, la devono fare. Però vabbè, magari la accorciano un po', gli tolgono qualcosa, non lo so. Forse. Ma la devono fare, ok? Poi cosa ci metteresti più? E direi basta. Io li metto. Anche sono già lunghe così. Io ne metterei anche un'altra. Days of Future Past. Allora, sì. Future Past ha lo stesso nome del nuovo album. Bravo, del nuovo tour. Sì, del nuovo tour. Ok. Però senza te. E quindi secondo me la faranno di sicuro, sì. Se si sono chiamati così. Assolutamente. Le canzoni come queste, di sicuro. Allora, io invece cosa dico? Vediamo se sono d'accordo con te. Allora, se Senjutsu, Stratego e The Writing on the Wall per forza, hanno già fatto. Fanno soltanto quelle, io vorrei almeno capire che, perché. Almeno che siccome l'hanno già fatto nel tuo precedente, magari decidono di farle. Però vediamo. Io però le farei insomma. Poi io direi Day of Future Past, mi sa che la faranno, anche se io non la farei, ma la faranno perché si chiama così il futuro, come diceva giustamente Luca. Sì. The Time Machine, sono d'accordo con Luca, va fatta. Se non la fate non veniamo. Hell on Earth la facciamo, giusto? Sì. Poi io direi Darkest Hour la farei. Anche per fare un pezzo di Smith, giusto? Ah, sì. Poi la solista degli Iron Maiden. E poi direi che sono d'accordo con te. Poi vediamo, però questa è la prima parte. Se fanno anche il resto di tutto l'album sarebbe anche accettabile. Però devono fare una scelta, perché l'album da loro fanno durare il concerto più o meno 2 ore, non è messa. Quindi sì. Non c'è tempo di farlo tutto. Anche sono tutti pezzi lunghissimi. Ok. Perché loro fanno sempre cose lunghe e non fanno mai niente di facile. Dei classici, perché poi alla fine faranno i classici. Quindi cosa gli facciamo fare dei classici? Allora. The Trooper. Certamente. The Number of the Beast. Oh, ovvio. Poi? Beh, sicuramente dopo questi due album faranno qualche canzone vecchia. Tipo, non lo so. Halloween Be Name. Ecco, Hallowed. Se non sapete che significa, vuol dire sia santificato il tuo nome. Bravo. Lui ha l'album, però adesso non lo tiriamo fuori. Ok, quella magari io la eviterei stavolta. E se non lo sapete, lui è stato il primo a prendere l'album di The Number of the Beast. Anche per cambiare un po', perché sennò sempre lo stesso. Poi potrebbero fare Fear of the Dark. Sì, però non fare il resto dell'album che fa... si può dire. Però vabbè, ok. Però comunque Fear of the Dark... Sì, quella devono fare l'unico. Non lo so, io non la farei perché siccome è molto lunga, poi toglie spazio. Ma dura soltanto 7 minuti. 7 più 12 più 24 più 32.
non ce la facciamo. Vabbè, io Fear of the Dark non la farei. Iron Maiden mi sa che lo fanno. Certo, è la loro la band si chiama Iron Maiden, è anche quella canzone. Peccato che quella canzone servirebbe anche Paul Di'Anno. Però peccato che se ne sia andato. Però fa ancora quei due album. E poi quando invece parliamo di la canzone dove presentano la band, cosa gli facciamo fare stavolta? Io direi Running Free. Bravo, grande, mi ha letto nel pensiero. Io farei Running Free, cioè l'unica canzone che non è tanto che non è tanto difficile degli Iron Maiden. Insomma, un po' veloce. Sì, un po' veloce, però il resto è tutto difficile. Sì, se ci fosse anche Paul Di'Anno presente sarei molto d'accordo. Che lui... Ah, allora facciamo venire Paul Di'Anno. Sì, lui deve venire. Che canta Running Free e presenta la band. Deve fare per... Lo diciamo a Steve Harris? Sì, certamente. Okay, Steve Harris e tutti gli altri Maiden, se ci state ascoltando, dovete far invitare Paul Di'Anno. So che non parlate con lui da molto, però è quello che ha creato i primi due album. Che ha cantato i primi due album. E anche quello. Non l'ha creati, l'ha cantati. Sì, quindi se... Chi ha creato gli Iron Maiden? Steve Harris, lui ha fatto tutto. Se Steve Harris voi lo cacciate, cosa che non dovete mai fare, siete finiti. Bravo. Ok, quindi salutiamo i nostri... Ciao Iron Maiden e tutti gli altri presenti. Quindi salutiamo Steve Harris. Ciao Steve Harris. Ascoltaci, perché sennò noi al concerto non ci andiamo, però... Però siamo... Siamo... Molto... Siamo molto... Siamo molto felici. Bravo, siamo molto felici. Che voi venite, però peccato che venite. Quindi l'anno Milano, prossimo. 15 luglio 2023. Noi dovremmo esserci, sempre se la setlist sarà quella che abbiamo annunciato noi. Se non sarà, cari Maiden. Se non farete queste canzoni, vi assicuro che non sarete più la mia seconda band preferita. Però... Siete a rischio se non farete questo. Non diciamo qual è la tua band preferita, perché poi faremo un video sulla band preferita di Luca, giusto? Sì, però non mi va di dirvelo adesso. Ah, ciao! Bravo. Quindi salutiamo, ciao, iscrivetevi al canale. Attivate la campanella e iscrivetevi per forza. Ciao! Ciao, attivate la campanella così potete vedere tutte le nuove uscite, eccetera. Ciao!